13 anni di fidussioni nulle. Fidati, se hai una fidussione o se hai un amico che ha firmato delle fidussioni, segui questo video, segui queste informazioni e condividila, perché è molto importante. Queste notizie dovrebbero rimbalzare su tutti i telegiornali, su tutti i giornali della nazione, però purtroppo non è così. La Cassazione, uno dei più alti gradi di giudizio in Italia, si è espressa e si è espressa con qualcosa di molto pericoloso per le banche. In sintesi, il rischio per la banca è che le fidussioni fatte dal 2005 in poi siano tutte nulle, con la conseguenza che tutte le garanzie, tutti i pignoramenti fatti da parte della banca perché qualcuno era un fidussore vengono annullate o addirittura venga chiesto il risarcimento. Per chi non sapesse che cos'è una fidussione bancaria, vi leggo testualmente. La fidussione bancaria non è altro che una sorta di garanzia legale stipulata a fronte di un pagamento, una polizza assicurativa, che va a coprire gli interessi del creditore nel caso di mancato pagamento da parte del soggetto debitore. Nel caso di una fidussione bancaria, è la banca che firma un impegno nella quale andrà a pagare essa un debito, nel caso in cui il debitore non avesse più la possibilità di saldare il totale. Così facendo, è la banca che, in caso di pagamento di un debito verso terzi, diventa il soggetto fidussore. In sintesi, è una sorta di garanzia, quindi un tuo amico fa un prestito, non ha le garanzie, tu fai da garante attraverso una fidussione. Può accadere per i fidi, per le aziende, per i mutui, per il leasing, per tutti i prodotti finanziari. Quindi spesso una persona è fidussore e non lo sa neanche. La questione l'hanno tenuta un po' nascosta, non se ne parla tanto, ma fortunatamente qualche tribunale si sta già muovendo. Infatti il tribunale di Salerno in agosto ha dato una sentenza proprio per le fidussioni. Questa sentenza, ahimè, potrebbe essere devastante per le banche, perché potrebbe rendere nulle tutte le fidussioni fatte per fidi, mutui, prestiti, qualsiasi altra cosa. Quindi lo strumento molto importante di difesa e anche di attacco. E non vi voglio ammorbare con le questioni tecniche e dei motivi che hanno portato a questa Cassazione, ma nella vita reale che cosa può servire questa sentenza? Qualsiasi persona abbia ottenuto un pignoramento da parte della banca o una richiesta di rientro perché ha firmato una fidussione si può opporre. Oppure quei casi dove qualcuno ha firmato una fidussione per un amico oppure per se stesso, magari a un'azienda e personalmente ha fatto una fidussione, potrebbe liberarsi. Quindi questa sentenza è eclatante. Non so chi di voi ha la percezione di questa notizia e dell'importanza di questa notizia. Queste informazioni possono cambiare la vita alle persone, possono rendere libere le persone, possono bloccare pignoramenti, possono liberare persone da fidussioni infinite. Io spero davvero che questa notizia, questa informazione abbia la giusta condivisione e che le persone siano consapevoli delle possibilità di difendersi contro le banche.